Sì, credo sì, anzi, facciamo una cappa, trasmettiamo i video verticali. I video verticali sono orrendi. Allora. Ciao ragazzi, il tempo fa schifo. C'è un cosplay in fugo. Esatto. Cioè, mi fai molto ben fare. Aspetta, c'è un cosplay della prima. Dove stiamo andando, ragazzi? Intanto siamo bloccati nel traffico. C'è un camion che ha otturato la strada. Ci vuole un'ora. Ragazzi, non è possibile che siamo già in condizioni. Geniale. Ciao. Ciao a tutti. Siamo a Lucca, siamo in mezzo alle strade di Lucca e stiamo correndo all'anfiteatro, a piazza anfiteatro, sì, perché c'è un sempreverde. Perché c'è, ci sarà tra pochissimo un evento dedicato a Star Wars, all'apertura del shop di Disney, area espositiva dedicata a Star Wars. Però ovviamente è soprattutto shop, Disney Store. Il portafoglio è vuoto perché. Esatto, per cui. Però saremo lì a documentare e vedremo un po'. Intanto, come potete vedere, la situazione è molto bagnata. Ci state scrivendo qualcosa, ragazzi? Sul Periscope. C'è anche Stefano Monteduro. Grande Stefano. Ciao. Allora, le strade di Lucca sono molto bagnate. Questa mattina ci siamo svegliati con, credo, la peggiore tempesta degli ultimi. Trovate testimonianza video sui nostri social. Wow, c'è una persona dalla Russia. Hi, Russia. Oh, intanto qua potete vedere. Forse hanno aperto la. No, non mi dire che già stanno aprendo la Batmobile. Perché. Qui siamo in piazza San Michele. Sì. Guardate qua, lì in mezzo c'è la Batmobile. Questo è il padiglione della Warner. Però noi stiamo correndo da tutt'altra parte, quindi qui tra un po' ci sarà una meravigliosa Batmobile svelata. Dovrebbe essere la Batmobile di Arkham Knight, ma anche di Batman contro Superman, perché se non ho capito sì, male. Sono molto simili. Colpa del tempo, ma noi no. Eh sì, ce la godremo, cercheremo di farla godere anche a voi, almeno a chi non viene, perché c'è. Stando alle presenze annunciate. Credo nessuno. Buona parte, almeno. Infatti la io sempre, del nostro, ho sempre un po' il dilemma. Ho sempre il dilemma con Bad Taste perché i nostri siti, perché alla fine noi facciamo reportage su reportage da Lucca durante Lucca, ma poi chi è che li legge se sono tutti a Lucca? Esatto. Non so. C'è molto casino, ma oddio, al momento no, però ripeto, prima c'è stata una tempesta per cui l'intera città si stava allagando un po'. Sì, però esatto, questa mancanza di persone attualmente ci dà modo di scoprire quanti bei posti in cui trovare le cornie ci sono, esatto, nella città. Where are you? Lucca. Tuscany. Esatto, siamo in Toscana. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Stiamo andando a Piazza Anfiteatro. Dove verrà aperto tra pochi minuti, che ore sono? Sono le ora te lo dico. 9:44, del genere, no? Esatto, okay. 9:40. Continuate a seguirci perché così vedrete Piazza Anfiteatro. Speriamo, senza problemi. Where are we going? Sappiamo dove stiamo andando, ragazzi. No, avete una mappa? No. Stiamo seguendo tutti. Noi dovremmo girare. State assistendo ad un fail in diretta. Saranno perché anteprime importanti quest'anno? Beh, oddio. Beh. Lo chiamavano Gigrobot, per me è un'anteprima molto importante, questo che lo dico. Sì, Piccolo Principe, sì, Lucky Red. Santa Rosa, North of San Francisco, I was there 2 years ago. ci suggeriscono di rubare la bicicletta. Ci sarà panel dei Marvel Studios. Allora, tenete conto che Lucca non è il Comic Con di San Diego, quindi non è che ci sono i panel. Ci sarà una preview, sicuramente. Beh, sì, ci sono panel, ma non dedicati esclusivamente al cinema, più un discorso fumettistico, sì, in senso stretto. Gigrobot purtroppo me lo sono perso a Roma. Ecco, potresti venire. Ciao dallo Utah, I was in Utah 2 years ago. Ah, Bryce Canyon. Non lo so. Comunque. Ci stiamo avvicinando a Piazza Anfiteatro, dove c'è la zona di Star Wars. Tornando al panel di Marvel Studios, non credo ci sarà un panel di Marvel Studios, forse faranno vedere delle scene in anteprima, ma non c'è, cioè, secondo me. Opla, scusa. Ma no, credo che le uniche cose in anteprima di Disney saranno delle scene del viaggio di Arnold, che in Pixar. Sì, ma vuoi che non macciano. Novembre, ma peraltro, comunque sia, trovate già reso conto di queste scene su. Ragazzi, uno di voi due che ha a disposizione un dispositivo mobile deve prendere subito e cercare la mappa, perché sì, forse è meglio fermarsi. Ci fermiamo un istante? Sì. Chiediamo. No, subito. Gigrobo ha già una data d'uscita in sala? Sai che non lo so. Sai che no, mi sembra proprio di no. Non lo so. Perché anche sul poster la chiedete, c'è la mappa. Guardate la mappa. Stai facendo te? Ok.
Allora, mappa. Sapete se nell'area Games c'è la Nintendo? Beh, se non ci fosse la Nintendo credo che chiuderebbe ancora tutta. Non abbiamo messo fisicamente piede all'interno dell'area Games, ma così. Non mi risulta che non ci sia Nintendo abbraccio, quest'anno. Dovrebbe esserci. L'area Games sarà semplicemente immensa quest'anno. Sì, quest'anno sembra più grande del solito. Allora, vedi Piazza Anfiteatro? Vabbè, un momento. No, no, sto mettendo proprio... Siamo vicini comunque. Sì, dovremmo. Sì, 5 minuti. Sì. Allora, andiamo dritti. Controlla se siamo... Sì, sì, è la direzione giusta. Destra? Destra. Vabbè, ragazzi, stavamo andando veramente da tutt'altra parte. Comunque, ci avviciniamo. Gigrobo marzo 2016, grazie al nostro lettore che puntualmente ci dice. Tra l'altro, finché è stato letteralmente osannato da Francesco Loa e Gabriele Gnolo al Festival di Roma, e abbiamo anche saputo che il regista è un grande fan di Bethesda, simpatico Mainetti, quindi lo salutiamo. Ciao. Ciao. E beh, ci vedremo credo tra qualche... Ah, giusto. Alla presentazione del film, perché... E, poi che altro c'è di interessante? Un sacco di roba, francamente. Intanto... Siamo già in presenza dei cosplayer. Loving this tour. Thanks. Allora, gira su cosplayer ancora non presenti in, in massa. No, però già abbiamo visto un nuovo Joker. No, il cosplayer da prima. La statua del presidente Snow. E adesso c'è la statua tipo di una sorta di... Ma non ci sono i cartelli quest'anno? Andrea, a sinistra? Sì, ma non siamo... Cosa? Chi dove veniamo? Sei sicuro che sono questo? Stanno seguendo le indicazioni. Sì, ci sono i cartelli quest'anno. Sì, sì. Ok, però non c'è scritto quello che dobbiamo trovare noi. Seguiamo la mappa di Luigi. Gira a sinistra sul Piazza del Salvatore. È triste lì. Ci siamo quasi. Il tempo tiene. Allora, inizia a farsi vedere un po' di azzurro, come vedi. E noi stiamo... Qua ci sono i temporary shop più imbarazzanti del mondo. La vodka di Daenerys? No, di Daenerys, la Crystal. Ah, fantastico. Sì, ovviamente come al solito ci siamo persi a Lucca. E sarà l'ottava volta che veniamo? Sì, infatti, non capisco. Che anno è per te, vede? Ma per me? Ho tutti gli anni, quindi. Ma nonostante, insomma, per mi è capitato di viaggiare e quant'altro, il mio senso dell'orientamento non è molto radicato. Allora. Quindi... Vorrei farvi vedere. Sarebbe fantastico incontrarvi, guarda, ci saremo tutti i giorni, saremo a tutti gli appuntamenti dell'area movie, esatto. Perché Bethesda.it è web partner ufficiale dell'area movie di però saremo in cosplay, io sono mascherato da Andrea Francesco Berni e io da Andrea Bedeschi. Bedeschi. Quindi dovrete fare molta attenzione quando vedrete Bede, in realtà di dirgli ciao, esatto. Berni e viceversa. Ci stiamo avvicinando, spero, anche perché inizio a perdere l'uso della mano. Io voglio un trolley di Darth Vader. Beh, guarda, credo qua veramente tu possa trovare anche i sacchetti. Ah, ecco qua. Siamo di sinistra. Sì, sì, ci siamo, tolgo, eh. Cosa è bene? Questo è lo Star Wars Bistro. Un po' brandito con Star Wars anche mia nonna. Io credo di avere le mutande di Batman. E sta iniziando a piovere. Comunque bisogna... Ombrelli? Bisogna stare attenti a non chiedere alla gente di essere per Riccardo? Potresti... Magari quelli si vestono davvero così, vero? Non sanno, diciamo, c'è una signora grazie. Vestita in maniera decisamente. Vabbè ragazzi, cioè, un istante fa c'era il sole, ma non è mica primavera, che è questa storia? Ci stiamo avvicinando, anzi siamo tipo vicinissimi. Anche perché se non arriviamo in fretta, tra poco l'ufficio stampa ci chiamerà e ci cazzierà. Comunque non c'è in giro nessuno per il momento, nel senso che rispetto alla media lucchese. Una domanda che non c'entra molto con Luca, ma l'anno prossimo, a parte il Comic Con, avete intenzione di andare a Cannes? Assolutamente sì, anzi saremo in più di uno questa volta, forse in tre. Un altro ha scritto una cosa che però non ho letto. Sì, comunque sta piovendo e speriamo che si metta presto. Sta piovendo a dirotto, a volte anche a dir 9. Ok, questa è la per farmi odiare. Credo che sia qui a destra. Ah no. La porta dritta per dritta. Piazza Anfiteatro. Siamo quasi.
dobbiamo riuscire ad arrivare alla fine di questo video con almeno un obiettivo raggiunto, cioè arrivare a Piazza Anfiteatro. Comunque, se avete domande su Luca, noi siamo qua in attesa, perché diciamo che siamo veramente alla fiera del trash. Oh mio Dio. Quando mai c'è il sole a Lucca? Beh, l'anno scorso è diluviato credo sul primo giorno e poi c'è stato il sole, e quest'anno idem, cioè dicono che da sto pomeriggio dovrebbe venire un meraviglioso sole, quindi diciamo che il tempismo meraviglioso per cui il diluvio arriva esattamente nel momento in cui dovrebbero fare il grande evento di Star Wars con tutti i cosplayer e quant'altro. Oh, siamo arrivati. You need hoverboards. Yes, we do. Più che altro ci vorranno. Oh! Eccoci, vedete già la scritta Star Wars? Mi piace. Oddio, c'è già la coda. Ok, Giulia. Finalmente, ragazzi. E lei quale domanda per di Roma? Ragazzi, questa è un padiglione di Star Wars e c'è già una bella coda. Ragazzi, io vi saluto perché c'è l'ufficio stampa e dobbiamo organizzarci per fare un bel tour. E a più tardi su Bettyspuntiti con le foto e video. Ciao!